Il 22 maggio comincia a Torre Grande Kite Foil 2023, di cosa si tratta? Si tratta di due appuntamenti internazionali, il campionato europeo giovanile e il campionato mondiale Master Formula Kite. Arriveranno atleti da tutto il mondo per questa competizione, quanti sono? Sono vorremmo avere un centinaio di atleti tra le due discipline, tra le due gare, e sì, abbiamo una rappresentanza di oltre 20 nazioni al mondo, quindi si contenderanno i titoli. Un evento di rilevanza sarda, è stato certificato anche alla regione, di rilevanza internazionale, sostenuto sì, anche alla regione però Sardegna. Però riconosciuto anche dalla regione Sardegna, essendo stato scelto come all'interno del calendario grandi eventi della regione per i tre anni 22, 23 e 24, quindi questo appuntamento seguirà anche l'anno prossimo. È solo l'inizio dell'estate di Eolo, cos'altro c'è in programma? Beh, quest'estate sarà molto particolare, abbiamo fatto un grande rinnovo nel locale, ci abbiamo tante nuove idee, quindi sì, iniziamo adesso e finiremo, non chiudiamo mai, quindi Eolo vorrà rimarrà aperto 365 giorni all'anno, sia con tutta l'attività sportiva che con tutta la parte di accoglienza, ristorazione per i turisti e per chi vorrà venire a trovarci. Assessore Gianni Chessa, Oristano, si conferma al centro della Sardegna, del mondo per le iniziative sportive? Oristano si conferma senza dubbio al centro di grandi eventi internazionali. Ha una grande tradizione sportiva, anche di grandi performance dei campioni, questo l'abbiamo visto negli ultimi anni, insomma, cosa hanno fatto. Oristano è al centro della Sardegna e al centro dell'attenzione della regione Sardegna, soprattutto dell'amministrazione regionale. Come vedete stiamo investendo anche in questa area geografica, stiamo investendo su grandi eventi, ieri era la Tramazza per il campionato del mondo di moto, di supermoto, circa un mese fa a Viola Sardo c'era il campionato del mondo di motocross, come vedete adesso oggi qui a Torre Grande, e non solo questo, ci sono tanti eventi, una gran parte del lavoro sta facendo anche l'amministrazione comunale, quindi complimenti all'amministrazione, al sindaco, con la sua giunta, al consiglio, quindi si sta facendo un gran lavoro per l'economia di questo territorio. Massimiliano Sanna, con questo evento inizia la stagione estiva sportiva di Oristano e Torre Grande? Sì, diciamo che la stagione è già iniziata, però certamente questi sono campionati importanti, parliamo di europei, parliamo di mondiali, quindi chiaramente Oristano si apre a soprattutto a questi importanti sportivi di livello internazionale, siamo felicissimi di questo, siamo felici che veramente Oristano continui ad essere città votata allo sport e vogliamo continuare un percorso che è quello di crescita turistica e di turismo sportivo. Può offrire tanto, abbiamo un golfo meraviglioso, abbiamo tante strutture che veramente possono portare lo sport oristano nel mondo e portare veramente tanti sportivi qua nella nostra città. Riteniamo che sia fondamentale per la crescita economica del nostro territorio, che è veramente sport, ma anche mare, cultura, storia e anche i prodotti del nostro territorio, che sono meno gastronomia, che ci caratterizzano. Continueremo così perché ci crediamo e vogliamo che la nostra città cresca anche con lo sport e col turismo sportivo, che è fondamentale.